cosa stai provando adesso? Il palco è importantissimo, il forum da sago, la finale di X Factor, sei nervosa? Allora, più che altro sono felice, rido sempre. Ma è una bellissima risposta però, scusa. No, sono molto contenta. È stato un percorso difficile, però ho imparato tanto da questa esperienza, quindi essere qui per me è veramente una sorpresa, perché dall'ultimo ballottaggio veramente non mi aspettavo di arrivare qua, perché proprio, cioè ancora adesso faccio fatica a credere che sono in finale, perché proprio, cioè, io pensavo veramente che secondo me proprio i musicali meritavano di più, però... Cioè, sono contenta di essere qui, per carità. Anzi, oh. Ti sento un po' modesta, però il pubblico alla fine ti ha fatto arrivare in finale. Quindi, lo so, vuol dire che... Però vabbè, comunque mi è dispiaciuto lo stesso, perché loro veramente, sono veramente forti. Cioè, hanno un inedito che è bellissimo, quindi... Magari se i finalisti fossero 5, allora loro potevano. Facciamo la petizione di Elio che vuole eliminare le eliminazioni da X Factor. Siamo con te, Elio. Niente, cioè, è questo. Non vedo l'ora di salire sul palco e cantare basso. Questo devo fare. Prima hai detto che Skin ti ha fatto tanti regali. Chiedere qual è il regalo più significativo che ti ha fatto? Beh, il regalo più significativo che mi ha fatto è stato l'inedito. Ok. Perché ti giuro, non mi sarei mai aspettata che mi regalasse l'inedito, perché mi ha regalato tante cose, bracciali, collane, borse, occhiali, tutto regalato. Un altro po' mi compra una casa, non lo so. È proprio un... Andiamo anche noi da Skin. È proprio un dolcetto, un pezzo di pane. Io ti voglio proprio tutto bene. La vorrei ringraziare anch'io un qualcosa, ma penso che qualunque cosa gli darei non valga niente. Quindi dai, cantata la sua canzone. Beh sì, penso che lei lo prenderà come un ringraziamento. Beh, diciamo che... È stata un'esperienza bellissima, ho passato dei momenti con tutti, in particolare con Margherita, perché io e Margherita proprio abbiamo legato fin proprio dagli home visit. Hai detto che vi siete scambiati la sciarpa. Sì, ci siamo scambiate la sciarpa, questa è ecco la Margherita, la tua sciarpa che non ti trovi più. C'era io. No, cioè, veramente io e Margherita abbiamo restato un bel rapporto, ma non solo con lei, proprio con tutti. Io già avevo fatto con i finalisti di adesso, che anche voglio molto mondo di bene, loro anche loro legato tantissimo, sono degli idioti, ma anch'io sono idiota, è questo il legame, cioè questa è la cosa che ci ha unito in particolare, il fatto che siamo tutti idioti. Margherita mi manca tanto, però vedo l'ora di uscire fuori e di abbracciarla. No, veramente. Sì, mia madre ha fatto degli show pazzeschi in questi ultimi periodi, credo. Tra i suoi balletti meravigliosi che penso girano proprio su. Lei se l'ha fatto o lo faceva lei, praticamente. Ecco, esatto. No, sì, mia madre mi ha sempre sostenuto, sempre. Lei non avrebbe mai pensato che io arrivassi qui. Proprio perché mi sosteneva già quando stavo a casa mia nella mia cameretta, la prima proprio fan in assoluto era mia madre, quindi le voglio un sacco di più.